Un no deciso, quello espresso da Azione Nazionale nei confronti del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Gianni Alemanno è oggi intervenuto a Napoli nella conferenza stampa dei comitati per il no della città metropolitana, spiegando le ragioni della scelta, in primis il criterio di illegittimità portato avanti da Azione Nazionale dell'attuale Parlamento, poiché eletto con la legge chiamata Porcellum, dichiarata successivamente anticostituzionale. Costituzionale. 10 comitati creati qui nell'area metropolitana di Napoli sono molto importanti e sono una testimonianza che Azione Nazionale sta facendo un grandissimo lavoro sul territorio. Noi questa battaglia la dobbiamo vincere per l'Italia, perché questa è una riforma pessima che peggiora la Costituzione italiana e che leva sovranità popolare. E poi perché questa è la base per ricostruire il centrodestra. Il centrodestra italiano può vincere le prossime elezioni politiche, però deve essere unito, deve essere inclusivo e deve riuscire a riportare dietro le sue bandiere i tanti italiani che si sono allontanati, con le liste civiche, con le formazioni locali, e Azione Nazionale vuole proprio avere questo, un centrodestra unito e inclusivo. Intervenuto il portavoce di Azione Nazionale, Fausto Orsomando. Un governo non eletto dal popolo, un presidente del Consiglio che un giorno sì e l'altro pure rimangia, diciamo, quelli che sono i fondamentali su cui basa la sua azione di governo e quindi anche questa azione riformatrice, deve vederci attenti anche sulla necessità di immaginare una riforma, perché questa è una riforma che significherà la nostra organizzazione per i prossimi 50 anni. Noi crediamo la risposta sia ripresentarsi alle urne, un'assemblea costituente che coinvolga tutte le migliori menti di quest'Italia, insomma. Per la compagine campana, presente Gabriella Peluso del direttivo nazionale. È una riforma che poi crea un grosso problema dal punto di vista dell'equilibrio dei poteri di garanzia costituzionale, perché rimette il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale nelle mani di una falsa maggioranza che verrebbe fuori dal premio previsto dall'Italicum. E questo è un altro tema che crea delle problematiche a livello di equilibri costituzionali, e inoltre è una riforma che non coglie l'opportunità per porre in essere quei cambiamenti che i cittadini si aspettano.